Il regista e produttore cinematografico premio Oscar Taylor Hackford riceverà Pescara il premio alla carriera durante la serata conclusiva della 50ª edizione dei premi internazionali Ennio Flaiano in programma il 2 luglio al Teatro d'Annunzio. Arriverà da Los Angeles insieme alla moglie, l'attrice premio Oscar Helen Mirren, che sarà madrina della serata e alla quale era stato conferito il medesimo riconoscimento nel 2020. I premi Flaiano festeggiano mezzo secolo e rendono omaggio al fondatore Edoardo Tiboni dopo la scomparsa del quale il testimone è passato alla figlia Carla Tiboni, che questa mattina ha ufficializzato i nomi dei vincitori delle sezioni cinema, teatro, televisione e giornalismo, dopo quelli delle sezioni poesia, narrativa italianistica comunicati nei giorni scorsi. 50 anni, 50 eventi, però parliamo degli eventi che ci sono adesso, negli ultimi 15 giorni. E il 23 si comincia con il premio di poesia, la prima edizione del premio di poesia Flaiano. Poi il 25 ci sarà il premio di narrativa ed il premio di italianistica. Il 26 giugno si inizia con il Flaiano Film Festival, che durerà fino al 1° luglio. E che si aprirà con l'attore Elio Germano, premiato per il film Il Signore delle Formiche. Tutte le edizioni dei premi Flaiano sono importanti per noi. Quest'anno avremo più artisti premiati proprio perché è un'edizione, diciamo, importante nel numero e nel numero degli anni, perché è da 50 anni che i premi Flaiano solcano la cultura abruzzese, pescarese, italiana. Per il teatro riceveranno il Pegaso d'Oro il regista Filippo Dini, gli attori Graziano Piazza e Lucia Mascino, per il musical Red Canzian e Virginia Raffaele, per la televisione registi Matteo Rovere e Letizia La Martire, gli sceneggiatori di Mare Fuori, Cristiana Farina e Maurizio Careddu, gli attori Alessandro Preziosi, Paola Cortellesi e Luisa Ranieri e il conduttore televisivo Rosario Fiorello. Premi alla carriera per il giornalismo a Cesare Bonamici e Lilli Gruber. Per il cinema Pegaso d'Oro per la migliore regia Marco Bellocchio, per la migliore sceneggiatura Roberto Andò, Ugo Chiti e Massimo Gaudioso. Riconoscimenti per le migliori interpretazioni a Fabrizio Gifuni e a Sara Serraiocco. Il premio speciale alla memoria viene conferito all'indimenticabile attrice Anna Magnani, di cui quest'anno ricorre il 50° anniversario della morte. Il riconoscimento verrà ritirato dalla nipote Olivia Magnani. Come vedete sarà sicuramente una festa, una grande festa che vorrei dedicare a Edoardo Tiboni, al fondatore dei premi, che ha in tutti questi anni, fino alla 46esima edizione, fin quando ce l'ha fatta, fin quando non è stato fermato dalla malattia, perché altrimenti avrebbe tranquillamente continuato, ha creduto, ha avuto la lungimiranza di credere in questo evento culturale e soprattutto in tutti gli eventi culturali che i Premi Flaiano sono riusciti a creare e portano avanti ogni anno. Per celebrare i 50 anni dei premi Flaiano, Poste Italiane ha creato uno speciale anulo filatelico Vinicitra delle etichette numerate, il maestro pasticcere Fabrizio Camplone e le burle, dolcetti con 12 aforismi dello scrittore e sceneggiatore pescarese.